C'erano una volta tre porcellini che vivevano felici con la loro mamma in una bella casa vicino al bosco. Un giorno la loro mamma li chiamò e disse: «Ormai siete grandi, è ora che andiate a vivere da soli. Venite che voglio darvi un bacio. Mi raccomando, fate i bravi e state attenti al lupo». I tre porcellini salutarono la mamma e partirono verso il bosco per cercare un posto dove costruire la propria casetta. Il primo porcellino si chiamava Timmy. Era sempre allegro e contento, ma non gli piaceva lavorare. Così suonava il flauto e ballava tutto il giorno. Per non fare troppa fatica, decise di costruirsi una casetta tutta di paglia. Quando l'ebbe finita, ricominciò a ballare e a cantare. Poi andò a vedere cosa facevano i suoi fratellini. Percorse un sentierino e arrivò dal secondo porcellino. Il secondo porcellino si chiamava Tommy. Scherzava sempre e gli piaceva suonare il violino. Per non fare troppa fatica, prese i chiodi e il martello e si costruì una casetta di legno. Era una bella casa, però era debole e leggera, quasi come quella di paglia. Tommy finì in fretta e poi, insieme a Timmy, andò a trovare il terzo porcellino. Il terzo porcellino si chiamava Jimmy e passava le sue giornate a leggere, scrivere e studiare. Jimmy stava costruendo una robusta casa di mattoni. Timmy e Tommy gli dissero: «Vieni a giocare con noi, sei uno sciocco a lavorare tanto!» Ma Jimmy preferì finire la sua casa. Alla sera arrivò il lupo, bussò alla porta e disse: «Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!» «No, lupo cattivo, non ti faccio entrare, tu mi vuoi mangiare!» «Ma io entro lo stesso», disse il lupo, e si mise a soffiare così forte che la casetta di paglia volò via. Il povero Timmy, pieno di paura, corse alla casetta di Tommy, entrò e poi chiusero bene la porta. Arrivò il lupo cattivo che bussò alla porta di legno e disse: «Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!» «No, lupo cattivo, non ti faccio entrare, tu mi vuoi mangiare!» «Ma io entro lo stesso», disse il lupo, e si mise a soffiare così forte che anche la casetta di legno volò via. Timmy e Tommy, pieni di paura, accorsero alla casa di mattoni di Jimmy e dissero: «Presto, fratellone, facci entrare! Il lupo cattivo ha già fatto crollare le nostre case!» Così entrarono, chiusero la porta e si nascosero sotto il letto. Arrivò il lupo cattivo, bussò alla porta della casetta di mattoni e disse: «Porcellino, bel porcellino, ho tanta fame, fammi entrare!» «No, lupo cattivo, non ti faccio entrare, tu mi vuoi mangiare!» «Ma io entro lo stesso», disse il lupo, e si mise a soffiare forte forte contro la casa di Jimmy. Ma questa volta la casa non crollò, perché il bravo porcellino aveva lavorato davvero bene. Il lupo cattivo, arrabbiatissimo perché non era riuscito a distruggere la casa di mattoni, si arrampicò sul tetto e cercò di entrare passando dal camino. Ma Jimmy capì tutto e allora accese un grandissimo fuoco e ci mise sopra un pentolone pieno di acqua bollente. Il lupo cattivo ci cascò dentro e si scottò tutto. Scappò via di corsa e non si fece mai più vedere. I tre porcellini vissero sempre felici e contenti.